incinta? Fatto così trapelare qualche sua preoccupazione, qualcosa? Infatti appena l'ho sentito stamattina. Da quanto tempo lavorava con voi? Beh, io lavoro da un annetto neanche. E lei stava lì già da 2-3 anni prima, sì. E ha già un bimbo di 5 anni, giusto? Sì. C'erano rapporti tesi con qualche collega che magari gli aveva fatto qualche avanzo? No. Andava d'accordo con tutti, era persona tranquilla? Tra di noi ci sono sempre qualche battibecchio, come sempre, ogni parte, però niente da pensare a una roba del genere. Sì, certo. Non aveva avuto relazioni precedenti, cosa che lei sa? Che io sappia, no. Cioè, so che sta felicemente col suo compagno, col bambino, e che la veniva pure a prendere la sera. Ah, veniva lui a prenderla di solito? Sì. Okay. Grazie. Lungo Sephora. Sephora? Sì, grazie. Però all'interno di un contesto del genere lo troviamo poco opinabile, insomma. Ecco, lei subito ha detto che appena saputo di quanto era accaduto, della morte di Vanessa Ballan, subito ha pensato, sì, che potesse essere stato il compagno. Sì, no, aleggiavano appunto queste voci. A noi sembrava forse più probabile si fosse trattato di un furto, di una rapina, qualche cosa, anche perché, ripeto, la famiglia è così per bene che non avremmo mai immaginato che potesse trattarsi di un atto di questo tipo, insomma. Certo è che pare che proprio la donna, Vanessa Ballan, abbia aperto alla persona che poi l'ha uccisa. Sì, quindi probabilmente lo conosceva. Probabilmente lei conosceva molto bene la persona che poi le ha fatto del male. Noi lo abbiamo saputo tramite appunto il telegiornale, quindi la cosa sembrava appunto così legata forse a qualche tentativo di effrazione. Avevamo saputo che un vicino di casa appunto aveva allertato il 118. Lei conosceva entrambi, scusi? Io conosco bene la famiglia di Nicola Scapinello, che, ripeto, è una famiglia molto per bene. E di dove sono? Sono qui della zona, abiteranno a 2 chilometri qui di distanza. Una famiglia su cui veramente metterei veramente le mani sul fuoco, perché sono persone a posto. Non lo so. Non so, perché poi i nostri figli andavano a scuola assieme, però quando crescono i contatti anche tra famiglie si diradano. E quindi dovrebbe essere nato nel 1995, quindi 28 anni. Sì. 27 lei, 28 anni. È possibile, sì, che lei abbia 27 anni, li ho visti assieme, erano verosimilmente coetanei, insomma. Però ripeto, veramente si tratta di una famiglia molto molto per bene, semplice, legata come molti qui. Ah, fratelli? Sì, sicuramente un fratello più piccolo, e poi non so, probabilmente anche degli altri. Qui hanno. Si tratta di famiglie che si occupano di interventi di pavimentazione, come molte famiglie al posto hanno costruito. Immagino di sì. Immagino di sì. Non riesco ancora a capacitarmi appunto di quello che è successo. Non riusciamo a capacitarsi, perché poi anche è tutta la comunità che è sconvolta. La comunità è veramente sconvolta, anche perché abbiamo ancora la ferita aperta dell'omicidio del femminicidio di Giulia Cecchettin, è una ferita che brucia ancora e non riusciamo neanche a dare un senso appunto a quello che si è verificato. Dobbiamo ancora storicizzarlo, tra virgolette, nel senso che non abbiamo nemmeno le coordinate per posizionare questo evento all'interno di una logica, ecco, e siamo veramente sotto shock, siamo veramente basiti. Siamo famiglie abbastanza riservate, per cui se accadono fenomeni di questo tipo ed eventualmente vengono raccontati, questo è all'interno di nuclei molto ristretti, non esiste un tam-tam di comunicazioni tali da far sì che veniamo a conoscenza di questi fatti, insomma.